Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo Mino Borracino, assessore regionale con delega allo sviluppo economico, competitività e attività produttive e candidato al Consiglio regionale della Puglia. Assessore, grazie di aver accettato il nostro invito. Un dovere. Ecco, lei è candidato per Senso Civico Un Nuovo Olivo per la Puglia. Nel nome della lista e nel simbolo si richiama l'agricoltura, uno dei cavalli di battaglia dell'economia pugliese, un settore che ha subito alcuni problemi negli ultimi tempi, ma ha ancora tante frecce nel suo arco. Ce ne vuole illustrare qualche una? Beh, innanzitutto il lavoro importante che si sta facendo per il centro servizi di Grottaglie, che è un tema che apre prospettive in una terra a grande vocazione agricola come quella del comune di Grottaglie. Nello stesso tempo non possiamo dimenticare gli sforzi che si stanno facendo per la localizzazione nuova di Agroment a Castellaneta. È un aspetto importante perché ci mette nelle condizioni di poter avere finalmente un completamento della filiera della lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti agricoli, tenendo presente che anche l'idea del Distripark e di quelle cose importanti che all'interno del contratto istituzionale di sviluppo, in una forte collaborazione con il governo nazionale e con gli enti territoriali, stiamo portando avanti per quanto riguarda anche il finanziamento di laboratori per l'analisi dei prodotti ortofrutticoli, che ci mettono nelle condizioni, ci metteranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di poter avere finalmente anche all'interno del porto di Taranto un movimento merci veloce per quanto riguarda i prodotti agricoli, perché attualmente questo non è consentito e per fare delle analisi bisogna uscire fuori dall'area portuale. Assessore, lei ha citato il porto di Taranto, le sue potenzialità. C'è adesso un nuovo gestore del terminal, abbiamo la Ilport turca, il porto di Taranto rinasce a nuova vita, c'è stata la fiera del mare a Taranto, insomma Taranto, città dei due mari, finalmente il mare diventa davvero protagonista. Beh, c'è una grande attenzione da parte nostra, della Regione Puglia, sul porto di Taranto e sulla blue economy nella città di Taranto e in tutta la Regione Puglia. Voglio dire che abbiamo riportato già dall'anno scorso, quest'anno nella seconda edizione, dopo 42 anni, la Fiera del Mare a Taranto, all'interno del Molo Sant'Eligio. Sono state giornate importanti, non soltanto seminariali, ma anche di vetrina e di espositori importanti che hanno messo in luce le potenzialità di Taranto, soprattutto al grande pubblico e agli osservatori del settore, tenendo presente che quest'anno, ad esempio, è venuta meno anche la Fiera di Cannes e quindi, venendo meno quella fiera importante, c'è stata una opportuna presenza ed una grande visibilità della Fiera del Mare di Taranto. Insomma, si è parlato di Taranto anche sulle riviste specializzate e sulla grande stampa nazionale e non soltanto quella locale. Il porto invece è una realtà. Diciamo, dallo scorso anno c'è stata questa firma importante, questo accordo con una delle maggiori compagnie mondiali di movimentazione merci. E mi spiace che qualcuno si sia attardato in polemiche nei confronti dell'autorità portuale e dei gestori, vale a dire la holding turca Il Port, per diciamo, il non perfetto accordo, mantenimento degli impegni per quanto riguarda le assunzioni dei lavoratori dell'agenzia portuale, gli ex TCT. Perché ciò deriva non dalla cattiva volontà o dal mancato mantenimento di quegli impegni, ma purtroppo dalla vicenda che riguarda il blocco delle merci e di tutti i trasporti che c'è a livello planetario per via della crisi pandemica. Ma lì ci sono delle potenzialità grandissime che derivano sicuramente da avere individuato un concessionario di grande qualità, di grande garanzia, ma nello stesso tempo anche rispetto alla zona franca doganale che è stata istituita su sollecitazione della Regione Puglia
a partire dal 13 novembre dello scorso anno e poi individuata dal governo nella legge di bilancio, che unita alla zona economica speciale, dietro alla quale c'è stato un lavoro immane della Regione Puglia e del mio assessorato, oggi abbiamo tutte le potenzialità per poter intercettare all'interno dell'area della zona economica speciale, che ricordo a tutti non è soltanto il porto di Taranto, ma ci sono altri 12 comuni nella provincia ionica, tra i quali anche Grottaglie, come aree dove poter far insediare delle imprese con una fiscalità di vantaggio, con una sburocratizzazione importante, tale da poter garantire nuove imprese che si affacceranno sul nostro territorio, e ovviamente questo significherà occupazione in un periodo in cui c'è. Il porto di Taranto è sicuramente un centro importante sia a livello economico che anche per la vita stessa della città, una grande infrastruttura che in qualche modo richiama alla mente quello che potrebbe essere il futuro dell'aeroporto invece di Taranto Grottaglie. Una incompiuta per qualcheduno, una grande speranza per altri. Dal suo punto di vista invece questa infrastruttura cos'è oggi e che cosa può diventare domani? Resta un obiettivo prioritario del governo regionale, resta una battaglia forte della nostra azione politica, mi permetto di dire, parlando una volta tanto al singolare, della mia azione politica. Perché su questa vicenda noi ci siamo giocati una parte importante del lavoro e anche delle risorse destinate a questa provincia. Voglio ricordare che mentre noi stiamo parlando qui adesso, all'interno dell'area portuale ci sono delle imprese che stanno lavorando per il completamento della via di rullaggio e per l'ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili. Parliamo di lavori per 10 milioni di euro che entro breve tempo saranno completati. E tra pochi giorni, davvero pochi giorni, partirà la gara d'appalto per il rinnovo totale del terminal passeggeri. Ben 7 milioni di euro da parte dell'assessorato allo sviluppo economico che abbiamo messo a disposizione di Aeroporti di Puglia per rifare completamente il terminal passeggeri. Una volta fatto questo e quindi trasformato completamente una struttura che oggettivamente per i voli di linea passeggeri era assolutamente inadeguato, noi saremo pronti per avere e per fare quel passo ambizioso ma importante per la nostra provincia di avere finalmente delle compagnie per fare i voli di linea dal nostro aeroporto. Ma chiaramente l'aeroporto di Grottaglie nella sua peculiarità non è soltanto questo, e già questo sarebbe tantissimo, e noi siamo certi che nei prossimi mesi, nei prossimi anni questo si realizzerà, altrimenti non si giustificherebbero 17 milioni di euro di lavori se non ci fosse la volontà di attrezzare quell'aeroporto per fare i voli di linea passeggeri. Ma accanto a quello c'è lo spazio porto e quindi c'è la Fiera Internazionale dell'Aerospazio, che noi avremmo dovuto tenere a marzo dello scorso anno ma che abbiamo spostato per via della pandemia, che rifaremo l'anno prossimo, e c'è anche tutto ciò che gira intorno allo spazio porto e intorno al distretto dell'aerospazio, che partendo dalla presenza importante della Leonardo S.p.A. metterà nelle condizioni, già lo sta facendo, ma metterà nelle condizioni nei prossimi anni di attrarre nuovi investitori e quindi creare quella filiera importante, virtuosa di un'occupazione ecosostenibile ed altamente innovativa. Assessore, lei ha citato Leonardo come uno degli stabilimenti più importanti della provincia ionica, che in questo momento però sta mostrando dei segni di sofferenza dovuti sicuramente alla pandemia del Covid e forse non solo a questo. Lei è assessore con delega alle attività produttive, quindi anche in questo caso qual è il suo punto di vista e che cosa può fare la Regione Puglia per favorire uno sblocco positivo della situazione? Io ricordo innanzitutto che due anni fa, quando io mi sono insediato come assessore allo sviluppo economico, sino a due anni fa, Regione Puglia e Leonardo S.p.A., una delle più grandi imprese presenti sul nostro territorio, parliamo di circa 3.000 addetti diretti tra gli stabilimenti di Grottaglie, Foggia, Brindisi, Taranto e Galatina, non c'era un rapporto, non si discuteva, e quindi noi insieme al Presidente Vigliano in quell'occasione abbiamo riavviato i rapporti corretti, istituzionali, tra un'azienda molto importante che tra diretti e indiretti assorbe 7.000 dipendenti e la Regione Puglia. Quindi un colloquio, un contatto continuo c'è.
Ci siamo messi a disposizione, ad esempio, per il completamento di alcuni progetti che erano in corso già dagli anni precedenti. Abbiamo mostrato grande disponibilità per partire con nuovi investimenti, tant'è vero che c'è un accordo importante che prevede a breve alcuni contratti di programma che la Leonardo S.p.A. metterà in campo grazie anche ai contributi della Regione Puglia, di cui una parte importante di quota a fondo perduto. Abbiamo risposto ad un'esigenza importante, se ne parlava da 10 anni, per il trasporto dei dipendenti, vale a dire dallo stabilimento di Grottaglio ci sono 1000 dipendenti che tra Brindisi e Taranto avevano bisogno del trasporto pubblico. Da 10 anni se ne parlava, noi l'anno scorso con uno stanziamento di 700.000 euro annui, noi abbiamo reso possibile questo importante servizio, che non è soltanto un servizio utile per i lavoratori, ma è anche per l'ambiente e per la sicurezza stradale. Voglio ricordare inoltre che Leonardo S.p.A. è stata l'unica azienda che nel momento della pandemia non ha utilizzato un giorno di cassa integrazione. Adesso ci sono delle fermate concordate con i sindacati e con i lavoratori, non per crisi dell'azienda, ma per rispondere alle richieste di Boeing, che sta riducendo la produzione di fusoliere per via della crisi, diciamo, che c'è in tutto il mondo, del blocco dei voli, ma soprattutto anche rispetto a problemi proprio aziendali che ha Boeing, la società committente. Noi siamo fiduciosi, abbiamo incontrato più volte la Leonardo S.p.A. che ha garantito che comunque ci sono programmi importanti per tenere gli attuali livelli occupazionali. Io stesso, rispetto a qualche Cassandra che aveva fatto degli annunci qualche settimana fa, io stesso ho tranquillizzato la popolazione, la nostra regione e la nostra provincia, che forte collaborazione che c'è con la Leonardo S.p.A. e conosciamo qual è lo stato dell'arte, ci mette nelle condizioni di non essere pessimisti rispetto. Assessore, una delle più frequenti domande che riguardano i candidati nella campagna elettorale è l'argomento sanità. Sanità non è solo ospedale, non è solo strutture, ma sono anche i servizi. Lunedì verrà firmato un importante contratto che prevede l'internalizzazione di alcuni dipendenti di Sanità Service. Vuole raccontarci qualcosa di più in merito, visto che è stato un protagonista di questo accordo? Io quando parlo di questa cosa sono felice, non dico che mi commuovo perché sarei ipocrita, però sono felicissimo, probabilmente questa cosa si vede nei miei occhi e sulla mia faccia, perché secondo me questa è una vicenda, lo dico da uomo di centrosinistra, da uomo di sinistra, che vale un'intera legislatura. Noi abbiamo cambiato, stiamo cambiando le condizioni di vita di 220 lavoratori che per 10 anni, 15 anni alcuni, sono stati sempre a servizio di aziende private e che mai arrivava il loro turno per la loro tranquillità occupazionale. C'è stata una battaglia importante, devo dire che ci sono state anche voci discordanti nel Consiglio regionale, sino anche qualche volta purtroppo nella stessa maggioranza. Il tutto inizia con la modifica delle linee guida per l'internalizzazione che abbiamo fatto circa un anno fa. Da quel momento c'è stata un'interlocuzione costante tra la ASL di Taranto, la Regione Puglia, che spingeva politicamente in questa direzione, e i sindacati. Finalmente arriviamo, al netto dei ricorsi fatti dalle aziende nei vari tribunali amministrativi e tribunali delle imprese, arriviamo alla firma lunedì alla presenza del Presidente Emiliano di questo contratto con il passaggio all'interno della Sanità Service. Voglio ricordare che questo garantirà anche un risparmio di oltre 1 milione di euro, più di 1 milione di euro, ogni anno alle casse dell'ASL di Taranto, che potranno essere investiti, denari che potranno essere investiti in altre direzioni. Ma non ci fermiamo qui, perché c'è un impegno importante per il 118 che vogliamo continuare in questa iniziativa per la internalizzazione in tutta la Regione Puglia, soltanto che per fare questo c'è bisogno di un esborso di 40 milioni di euro che lo Stato attuale non abbiamo. Inoltre ci sono dei servizi che andranno a scadenza a breve, penso ad esempio alla distribuzione del farmaco, alla logistica, e lì c'è l'impegno della ASL, della Regione Puglia, a voler continuare, ma ci sono anche altri servizi, penso ad esempio alla ristorazione, alla lavanderia, che stiamo valutando la possibilità di poter, a scadenza dei contratti, verificare se una parte di quei servizi si possono internalizzare. Una questione che va in controtendenza rispetto a livello nazionale, e quindi siamo maggiormente felici, e io dico sempre che questa è un'azione che vale l'intera legislatura. Lasciatemelo dire, è una cosa davvero di sinistra.
Assessore, un modo di dire racconta che il politico di piccolo cabotaggio guarda le prossime elezioni, un politico lungimirante guarda le prossime generazioni. Questo vale per le persone e vale anche per le aziende. Lei è assessore alle attività produttive e nel suo ruolo si è impegnato anche per la crescita di nuove aziende in Puglia, per evitare che i nostri cervelli giovani andassero fuori regione, per attirare investimenti e intelligenze. Anche questo è un impegno che lei conta di continuare e di portare avanti? Beh, abbiamo fatto un grande lavoro, è importante, abbiamo messo nelle condizioni la politica industriale della Regione Puglia di parlare un linguaggio molto chiaro, il linguaggio dell'internazionalizzazione. Abbiamo messo delle risorse a disposizione per fare questo. Abbiamo messo a disposizione risorse per l'innovazione e la digitalizzazione, abbiamo messo a disposizione le risorse per quanto riguarda l'accesso al credito e soprattutto nella fase pandemica, abbiamo messo a disposizione risorse per quanto riguarda il tema dell'economia circolare e quindi questi quattro elementi rappresentano lo scenario entro cui agiscono le imprese che arrivano o che insistono sul nostro territorio. Abbiamo fatto in modo di far crescere il PIL di 5 punti percentuali negli ultimi 4 anni. Abbiamo dato la possibilità con il cofinanziamento della Regione Puglia di far partire investimenti negli ultimi quasi 4 anni per 4 miliardi e mezzo. Di questi 4 miliardi e mezzo, 1 miliardo e 700 milioni sono stati garantiti dalla Regione Puglia. Abbiamo fatto nascere delle nuove start-up, abbiamo fatto nascere start-up innovative, abbiamo creato delle misure ad hoc per quanto riguarda la digitalizzazione, per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda le giovani imprese. Abbiamo garantito nel periodo massimo di crisi possibile mondiale, che era stata quella della pandemia, una manovra straordinaria da 750 milioni di euro. Quei soldi sono stati già nella stragrande maggioranza utilizzati da microimprese, da piccole imprese, da medie imprese, da lavoratori autonomi, da co-co-co, da liberi professionisti. Abbiamo messo a regime una serie di iniziative per non lasciare nessuno solo. Il più grande nostro sponsor, penso, lo posso dire perché c'è grande stima e rispetto fra noi, è il presidente regionale di Confindustria, Sergio Fontana. Notoriamente Confindustria non è un organismo di rappresentanza datoriale molto vicino al centro-sinistra, ma Sergio Fontana non si è limitato soltanto a dire che abbiamo fatto una grande manovra economica, ci ha invitato a continuare ad andare avanti su questa linea, lo ha fatto pubblicamente. E quando Confindustria ti dice queste cose vuol dire che la strada del sostegno alle imprese è la strada giusta. Noi sosteniamo le imprese per sostenere il lavoro, convinti che dietro a quelle imprese, all'interno di quelle imprese, ci sono decine, centinaia, migliaia di lavoratori che vanno tutelati. Oggi la Puglia è questo, oggi la Puglia non è soltanto accoglienza turistica ed economia turistica a punteggi importanti e che va incentivata. Oggi la Puglia è anche una regione capace di saper attrarre le proprie imprese. Non è un caso che le maggiori imprese dell'information technology arrivino in Puglia e cercano personale nella nostra regione. Molto spesso non lo trovano e sono costretti a fare delle accademie aziendali. E quindi diciamo un obiettivo pronto, importante per la prossima legislatura deve essere quella magari di modificare in parte la politica della formazione professionale, perché vanno indirizzate delle nuove professioni, delle nuove figure rispetto alle esigenze del territorio. E oggi noi abbiamo aziende che si insediano e che ci dicono: noi non abbiamo bisogno di commesse, che ne abbiamo tantissime, noi abbiamo bisogno di personale formato e non ne riusciamo a trovare. Questa è la sfida che noi dobbiamo raccogliere, saper raccogliere da parte di queste imprese. Assessore, lei citava l'importanza della formazione professionale che diventa un plus da spendere in tutti i campi. Finalmente Taranto ha una facoltà universitaria, una facoltà importante come quella di medicina, un traguardo che non è stato facile tagliare, ma che vede la città di Taranto finalmente premiata nelle sue attese. Anche questo diventa un tassello importante per lo sviluppo. Certo, molto importante. Abbiamo difeso davvero con le unghie il corso di facoltà di medicina a Taranto. Ricordo che lo scorso ottobre siamo stati anche al Ministero a Roma, insieme al Sindaco, insieme al Presidente della Provincia e ad altre rappresentanze del governo territoriale, per difendere quella scelta che ci abbiamo, che continueremo ad avere, che potenziamo grazie ad una scelta lungimirante che abbiamo messo in campo come Regione. Vale a dire, abbiamo chiesto al Governo di metterci a disposizione alcune risorse per ristrutturare alcuni palazzi in Città Vecchia e noi abbiamo preso quelle risorse per ristrutturare
istituzionale di sviluppo. E noi abbiamo preso quelle risorse per darle alla ASL di Taranto per acquistare un immobile di pregio come il Palazzo ex Banca d'Italia, per adeguarlo alla sede della Facoltà di Medicina. Lavori in corso che ci sono e quindi tra un mesetto inaugureremo e partirà lì il prossimo anno accademico per il corso di medicina. Ma noi pensiamo che con il San Cataldo, con l'avvio del San Cataldo e con la consegna tra 400 giorni, come da contratto, da capitolato, noi saremo nelle condizioni di creare il Policlinico di Taranto. So che quando si parla di queste cose qualcuno ride, ma anche 2 anni fa, quando si parlava del corso di medicina a Taranto, qualcuno rideva e ci siamo riusciti. Quindi c'è un'opportunità importante che noi dobbiamo mettere a sistema, perché oggi la sfida della città universitaria è la sfida che farà cambiare Taranto. C'è bisogno di nuove energie, c'è bisogno di quella vitalità che soltanto le giovani generazioni possono portare. Le persone con i capelli del mio colore non possono fare le rivoluzioni, le fanno i giovani. C'è bisogno di nuova linfa e noi vogliamo creare la città universitaria a Taranto. Ci stiamo impegnando, in accordo con il Comune di Taranto, per la realizzazione anche della Casa dello Studente, che è una realtà importante. Avere la Casa dello Studente per ospitare studenti che vengono da fuori sede, perché non possiamo immaginare un'università per i tarantini. Noi dobbiamo avere un'università che può essere anche utilizzata dai tarantini, ma deve essere un'università come tutte quelle altre che stanno in Italia, dove ci potrà essere l'accoglienza di studenti che verranno a vivere e a studiare a Taranto. Bene, ringraziamo l'assessore Cosimo Borracino per il tempo che ha voluto dedicarci in questa nostra chiacchierata. Candidato per Senso Civico Un Nuovo Olivo per la Puglia al Consiglio regionale per Michele Emiliano presidente, un impegno pesante ma che insomma lo vediamo affrontare col sorriso sulle labbra. Certo, perché soprattutto c'è tanto affetto e riconoscimento del lavoro svolto.